Ok, dai, Conkers era facilissimo, ma da scrivere a quanto pare non era così semplice. Il primo ad aver azzeccato il titolo per intero, senza modifiche, è stato 8-bit Simo Mario, mentre per la risposta sbagliata abbiamo due facce della stessa medaglia. Moss e Fede ci fanno sapere che se guardi il TG Poro o non guardi il TG Poro, il risultato è sempre lo stesso. A questo punto tanto vale guardarlo fino alla fine, no? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate! Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai dire una parolaccia. Mai! Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Andremo ad esaminare alcune interessanti affermazioni da parte del presidente di Nintendo. Faremo il punto della situazione su Cyberpunk 2077 e poi andremo a parlare del futuro di Nintendo Switch dopo il Nintendo Direct. Siete curiosi? Bravi! Prima di tutto però vi ricordo che avendo visto più di 10 secondi di questo video siete ufficialmente arruolati all'interno dell'armata Poraccia e quindi dovete partecipare in modo attivo alla conquista non violenta di internet.com in vista della fondazione del Poroverso. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque, su Instagram, Telegram e anche il sito Violach. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e iniziamo rivolgendoci a chi, come me, è rimasto estasiato dall'annuncio delle remaster di Klonoa. C'è un importantissimo aggiornamento che riguarda questa collection. Magari tutte le remaster fossero fatte con la cura con cui si presenta Fantasy Reverie Series. La collection, che comprenderà i primi due episodi della serie di Klonoa, offre infatti i due titoli originali con un motore grafico completamente rimesso a lucido, a un prezzo che è una via di mezzo tra il full price e una produzione indie. La cosa migliore di tutte è che tramite un retweet, Bandai Namco Spagna ha confermato che esisterà, almeno per l'Europa, una versione fisica del titolo. E considerando quanto costa recuperare gli originali su piattaforme PlayStation o Wii, questa non può che essere una grandissima notizia per i collezionisti. Voi poracci prenderete la collection di Klonoa? Dopo il consueto leak di D-Labs, Microsoft ha confermato la lista di giochi che verranno aggiunti al catalogo del Game Pass per la seconda metà di febbraio. La selezione è di sicuro meno dirompente rispetto a quanto proposto negli scorsi mesi, anche se c'è un importante contributo da parte di EA Play, che porta Mass Effect sul cloud, Alice Madness Return su PC e anche Madden 22 su console PC. Probabilmente però il titolo più importante è Total War Warhammer 3, capitolo conclusivo della trilogia di strategici di Creative Assembly, che sarà disponibile sul pass a partire dal Day One, il 17 febbraio. Le recensioni parlano di un ottimo titolo nel suo genere, sicuramente un must per gli appassionati. Cosa ne pensate voi di questo mese sul pass? E chiudiamo con la bizzarra scoperta avvenuta tramite data mining di una stanza non utilizzata nel gioco finale di Leggende Pokémon Arceus. Come dimostra FatsFats, sebbene non si possa interagire con gli elementi presenti all'interno della stanza, questa è completamente arredata in stile moderno e presenta anche una Nintendo Switch in edizione limitata Pokémon. Questo dettaglio fa ipotizzare si tratti di un elemento di gioco appartenente all'intro di LPA, poi in seguito scartato, ma c'è chi vuole vedere in questi asset la conferma che Game Freak stia attivamente lavorando a un DLC, che potrebbe portare i giocatori lontani da Isui, non solo nello spazio. Io do per certo l'arrivo di eventuali DLC, ma penso verranno integrati alla mappa di gioco e non proporranno bazzi concettuali così ampi. Voi poracci cosa ne pensate di questa scoperta? Si tratta di un indizio del futuro di LPA oppure di un residuo di un passato scartato? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Il botta e risposta che si è tenuto tra il presidente di Nintendo e gli investitori a inizio febbraio è stato finalmente tradotto in inglese e dalla trascrizione dell'incontro continuano a emergere importanti informazioni sulle strategie future di Nintendo per quanto riguarda Switch e la sua libreria. La prima domanda, ad esempio, si concentra sull'importanza dei titoli evergreen nell'ecosistema Switch, visto che giochi usciti a inizio ciclo vitale della console, come Mario Kart, Super Mario Odyssey e Breath of the Wild, continuano a vendere molto, anche più dell'anno scorso. Furukawa, però, seppur evidenziando l'importanza che questi software rivestono all'interno della libreria Switch, è convinto che col passare del tempo perderanno sempre più trazione sul pubblico e quindi l'obiettivo dell'azienda è quello di supportare la seconda metà del ciclo vitale della console anche e soprattutto tramite nuovi giochi.
Questo perché, per forza di cose, col passare degli anni saranno sempre meno i nuovi utenti, che sono quelli che con più facilità recuperano i titoli fondamentali. Visto che Nintendo punta a posizionare più Switch all'interno dello stesso nucleo familiare e a vendere un secondo modello a chi effettua il cambio da Switch a OLED, è chiaro come lo spazio per giochi evergreen sarà sempre più ridotto, andando a calare anche il numero di nuovi utenti. Quindi sì, prima o poi vedremo un nuovo Mario Kart, un nuovo Super Mario in 3D e tante altre sorprese che andranno in un certo senso a rimpiazzare la lineup di titoli fondamentali da recuperare. E fa piacere pensare che Nintendo stia già ragionando in quest'ottica. Dai che per il 2024 riusciamo a vederlo un nuovo Mario Kart. Manca pochissimo, solo 2 anni. Dopo il disastroso lancio avvenuto a dicembre 2020 e una sequela di mezzi passi falsi, finalmente abbiamo assistito a quella che può essere definita la rinascita di Cyberpunk 2077. È innegabile che nell'ultimo anno CD Projekt Red abbia provato in tutti i modi a far riemergere la sua ultima creazione dal pantano in cui l'aveva affossata. E con la live stream di oggi abbiamo finalmente avuto la conferma che tutti quanti stavamo aspettando. Questo è il vero day one di Cyberpunk. La lunga live stream di oggi ha portato con sé 2 importanti novità, la patch 1.5 e la versione finalmente pensata per gli hardware next gen. In più di 1 ora di trasmissione gli sviluppatori hanno esplorato a fondo tutte le migliorie apportate da questi 2 aggiornamenti. La patch 1.5 è massiccia e modifica tantissimi elementi del gioco. Oltre a risolvere numerosi bug e glitch, modifica profondamente alcuni aspetti chiave di Cyberpunk, come l'intelligenza artificiale durante i combattimenti, l'economia di gioco, il traffico e la presenza di NPC tra le strade di Night City, oltre ad aggiungere nuovi skill tree, abilità e feature di gameplay. L'elenco completo delle patch notes è lunghissimo, ma soprattutto sono state mostrate con chiarezza le nuove versioni con gameplay reale e sono state spiegate le varie modalità di resa grafica disponibili su Next Gen, una trasparenza che sarebbe stata necessaria sin dal suo debutto nel 2020. Inoltre fino al 30 marzo sarà possibile provare una versione gratuita del gioco su console next gen. La demo durerà 5 ore, al termine delle quali il giocatore potrà decidere se acquistare o meno il gioco completo, trasferendo eventualmente tutti i progressi della versione di prova. Difficile pretendere più di così, e secondo me ormai ci troviamo di fronte a una storia molto simile a quanto successo con No Man's Sky e il suo percorso di redenzione. Voi poracci darete finalmente una chance a Cyberpunk 2077? E chiudiamo con una riflessione che spero possa coinvolgervi il più possibile. È uscita infatti l'infografica che riassume tutti gli annunci del Direct e secondo me bisogna soffermarsi su un fatto molto importante. La lineup presentata da Nintendo è costellata da vecchie glorie del passato, ma questo non è affatto un elemento negativo. È vero, ormai di remaster e versioni in HD molti ne avranno le scatole le piene, eppure soffermandoci sui nomi del Direct non si può non notare una cosa: è stato finalmente dato spazio a dei capolavori del passato ormai dimenticati, che in un modo o nell'altro meritano di essere riscoperti e che sono stati per anni richiesti a gran voce dalla nicchia dei fan più appassionati. Tante esclusive giapponesi sono finalmente pronte per fare il loro debutto occidentale. Anche solo il prologo di Chrono Cross denota l'intenzione di riportare alla luce una fetta di storia dimenticata. Il remake di Live Alive è una scommessa, non è certo un'operazione portata avanti con la convinzione di fare soldi facili, così come il remake di Front Mission, una serie caduta in disgrazia che difficilmente smuoverà le masse. Square, ma anche e soprattutto Nintendo, sembrano finalmente consapevoli di avere un catalogo sconfinato che va ben oltre i soliti nomi noti e c'è tanto gaming da scoprire, titoli che non necessariamente sono portati avanti dal fattore nostalgia, e scelte del genere creano poi fermento. Ed ecco che in seguito all'arrivo di Earthbound e Earthbound Beginnings sull'NSO, il producer di Mother 3 svela pubblicamente che spera che prima o poi il gioco venga localizzato in Occidente. Allo stesso modo, tutto questo parlare di JRPG ha portato Chihiro Fujioka, un gigante del genere che ha militato in Square Enix e Alpha Dream, ad affermare di voler tornare prima o poi a lavorare su Super Mario RPG, magari con un seguito. Io sono molto emozionato per questa nuova consapevolezza, un sentimento che di sicuro circola da qualche anno, ma che ha trovato la sua massima concretizzazione nel Direct di febbraio.
Voi poracci cosa ne pensate? Uno scenario del genere vi intriga? Oppure vorreste si parlasse più di nuove produzioni e meno di vecchie glorie del passato? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video, voi nel frattempo mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Green, Michele Punk, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Poracci, benvenuti o bentornati sul TG Poro. Ho sbagliato.